pedissequamente recepita. Basta, sempre le stesse cose, non si possono ripetere. Legittimità di questa delibera, emendamenti peraltro finalizzati alla destinazione dei fondi, quindi che anziché fare nuova edilizia residenziale pubblica come andrà a fare il PD, quindi utilizzerà i soldi per fare nuove costruzioni, è bene che i cittadini lo sappiano, erano semplicemente degli emendamenti con cui destinavamo i soldi a riqualificare il patrimonio esistente e soprattutto a fare la manutenzione straordinaria che necessita la nostra città, a cominciare dalla manutenzione straordinaria scolastica, visto che le scuole dei nostri figli stanno cadendo a pezzi. Incredibilmente questi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, cosa che è bene che i cittadini sappiano, quindi che il PD, piuttosto che restaurare e manutenere le nostre scuole, il nostro patrimonio, preferisce fare. Nuova edilizia residenziale. Riguardo a questo emendamento specifico, abbiamo visto come già con una delibera di dicembre 2014, la 312, la Giunta abbia affittato un immobile di 1000 ed oltre metri quadri più 2400 scoperti, abbia affittato questo immobile, come è emerso anche da articoli di giornale, per circa, ed anche qualcosa in meno, 15.000 euro, parliamo di 1.200 euro al mese. Ora lo vende pure, ed abbiamo visto dagli elenchi non facenti parte della delibera che abbiamo ottenuto veramente con una battaglia di un anno, elenchi di determinazione dei prezzi non indicati in delibera, altra indeterminatezza dell'oggetto di questa delibera, che questo immobile sarebbe in via presuntiva stimato a meno di 900.000 euro. Peraltro nella stima viene indicato un valore di metri quadri di 831, laddove invece nel contratto di affitto si indica che questo bene è di 1000 metri quadri più 2400 scoperti. La invito a concludere. Poi in questa delibera, negli elenchi di determinazione del prezzo, viene indicata una superficie di 831 metri quadri. Quindi neanche il Comune, abbiamo capito, sa bene, fin tanto che non farà un'anagrafe puntuale del patrimonio immobiliare, di quale patrimonio disponga. Ed è un patrimonio che affitta a 2 lire. Quindi il Comune dovrebbe fare una puntuale anagrafe e far rendere questo patrimonio immobiliare di case di pregio, molte delle quali in centro, per quello che vale, e non svendere il proprio patrimonio. Ebbene, l'immobile oggetto di questo emendamento ne è la prova. Questo è un immobile in via del Colosseo, civico 66, affittato a 2 lire, e che il Comune, come i tanti altri immobili, 700 immobili circa di questa delibera, tutti in centro, quasi tutti in centro, tutti affittati a 2 lire, e che il Comune va a svendersi anziché fare quello che dice l'OREF, cioè una puntuale anagrafe, e far rendere questi immobili per quello che dovrebbero rendere. Può stabilire con decisione inappellabile la inammissibilità di emendamenti. Ma quali sono i criteri a cui lei deve attenersi? Il fatto che gli emendamenti abbiano o meno portata modificativa, ovvero siano redatti in forma irregolare. Nell'ammettere o meno gli emendamenti, lei deve tener conto esclusivamente di questi suoi due criteri. Ebbene, lei, Presidente, si è presa anche questa responsabilità, ed anche questo è un vizio della delibera, in quanto ha dichiarato inammissibili tutti i nostri emendamenti dal 704 e seguenti. Emendamenti che concernevano la destinazione dei fondi derivanti dalla vendita, fondi che noi volevamo destinare alla riqualificazione del patrimonio per edilizia residenziale pubblica, alla manutenzione straordinaria. Quindi, Presidente, se lei mi ascolta, questi emendamenti avevano portata modificativa. Né è corretto dire che il maxi emendamento di commissione li incorporava, proprio in quanto avevano portata modificativa, né si può dire che erano redatti in forma irregolare, dal momento che erano stati depositati e ritenuti ammissibili. La proposta è...